Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, che dire, andiamo a vedere la partita, quello che è successo. All'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani, dove il Pisa oggi ha affrontato l'Ascoli e ha vinto di misura. Bene, io direi questo, ci sono stati poi le dichiarazioni del direttore generale e del direttore sportivo, che poi farò un video a parte perché adesso voglio andare a vedere soltanto il risultato e quello che è successo nel campo. Allora, il discorso è questo, siamo partiti un Pisa sottotono, poi avete visto, no? Veniva fischiato anche perché un controllo di palla sterile, al solito, si torna indietro, si va avanti, non si affonda, quindi un gioco secondo me abbastanza, diciamo, sterile, sia da una parte che da un'altra, perché anche da parte dell'Ascoli. Cioè, una partita nella prima frazione che ha detto poco fino al gol di Mlakar, dove Valotti fa un assist e Mlakar si inventa la rete. Quindi Pisa scende negli spogliatoi in vantaggio di una rete a zero. Nella ripresa il gioco ha detto poco alla fine, no? Noi abbiamo sbagliato con Moreo diverse occasioni, no? Morea sbaglia, diciamo, quasi a porta vuota, un rigore in movimento. Poi ci sono state altre occasioni che Morea si brucia. E che dire, dalla parte dell'Ascoli è stato preso bravo Nicolas, che fa una prodezza su Mendes sulla punizione, bravo. E poi l'Ascoli prende il palo, dopodiché la partita si può dire conclusa. Quindi una partita che fondamentalmente ha detto e non ha detto. Tanti vengono a dire, ma te come vedi allora ora questo Pisa? Sì, abbiamo vinto, indipendentemente da tutto abbiamo vinto, ci siamo portati, avevamo bisogno di questo ossigeno, questa boccata di ossigeno, diciamo così, e abbiamo incassato i 3 punti, bene, perché siamo a 21. Come vedo questo Pisa? Non mi ha convinto. Per quanto mi riguarda non mi ha convinto, indipendentemente dal risultato, come gioco non mi ha convinto. Questo è come ho visto io, come vedo io. Ma non perché uno vuole essere pessimista o perché sei sempre tendente al negativo. No, non è quello, perché io quando vince Pisa, ma se uno mi dovesse dire ha convinto, ci siamo messi a parlare, insomma, eccetera eccetera, non mi ha convinto. Secondo me non è un Pisa convincente, forse lo è stato di più col Palermo, al di là di quello che poi è successo in campo, l'espulsione, ma lo è stato di più col Palermo e lo è stato di più col Catanzaro. Oggi non è stata secondo me la partita della svolta, forse. Comunque questo è quanto, abbiamo incassato i 3 punti, va bene così. Nicolas 6 e mezzo, guadagna la sufficienza piena, perché alla fine, ripeto, ha fatto una prodezza sulla punizione di Mendes, che vale come un gol secondo me, quindi bravo. Steves 6, nella linea di difesa disegnata di Aquilani è un po' meno brillante oggi del solito, però gioca un primo tempo ordinato e niente, nella ripresa entra in campo forse un po' troppo leggero, però alla fine, secondo me, un bel 6 se lo merita tutto. Canestrelli 6 e mezzo, bravo, perché gioca bene, è mancato secondo me con il Palermo, comunque gioca bene in fase di copertura, murando brillantemente Rodriguez nel primo tempo. Nel secondo tempo alza ancora di più il muro, vincendo ogni tipo di contrasto. Gran partita, secondo me sufficienza piena, abbondante, Caracciolo 6 e mezzo, bravo, bene, abbiamo ritrovato, almeno secondo me, il solito Caracciolo, il Caracciolo di sempre. Quindi bene, io posso dire che è aggressivo nella marcatura, è stato aggressivo di Mendes e Rodriguez, quindi bene, perché sono clienti scomodi e lui li ha tenuti bene a bada. Barbieri 6 e mezzo, comincia subito forte e troppi attivi nella formazione di casa insieme ad Alessandro, è una spina nel fianco lungo il fronte difensivo sinistro, quindi io direi molto molto bene.
Nagi 5 e mezzo, non mi è piaciuto tanto. 5 e mezzo, ma 5 e mezzo giusto, che ma nel primo tempo veramente fa fatica a giocare, fa fatica a giocare, alterna una buona gestione del pallone a fasi di gioco in cui non riesce nei passaggi, abbiamo visto più volte, e nei passaggi direi elementari. Ma si becca qualche fischio effettivamente, ma che dire, questo è quanto. Veloso sei, ma sei proprio, sei meno meno, a Veloso. Non è una, un buon pomeriggio per lui, e la chiudo qua. D'Alessandro, bravo, 6 e mezzo, un motorino, galoppa su e giù, bene, e è un rebus perché lui praticamente, io lo definirei proprio così, perché lui praticamente fa diciamo con le sue idee, le sue inventive, mette a dura prova la difesa dell'Ascoli. Palotti 6 oggi, ecco, ma perché? Perché propone un bel assist per Mlakar, ok, 6 più, via, propone un bel assist per Mlakar, che dove Mlakar poi segna una bella rete, una bellissima rete, bisogna dire la verità. Piccinini 6, mette subito grande agonismo in campo, ma niente di più. Mlakar oggi 7. Bene, perché il primo tempo sbaglia poco e poi alla fine trova il gol risolutivo. Speriamo che si sia sbloccato. Che dire, speriamo che si sia sbloccato. Moreau, la solita scheggia impazzita. Cioè, sembra un difensore, un terzino. Non lo so, io... E poi quando deve essere pronto al suo posto, non c'è mai. E poi... Avete visto che cicca sempre il pallone. Io a questo punto, siccome sono stanco e sono stufo, basta, io lascio a voi, anzi scrivetemi il vostro pensiero su Moreau, perché sennò sembra che sono io. Vota Moreau 5 e mezzo, questo è quanto. Ma poi entra Hermansson, senza voto, perché alla fine come entra Masucci al posto Alessandro, io vabbè, comunque senza voto, perché hanno giocato veramente poco. Poi abbiamo rivisto, no, il Touré ha toccato un paio di palloni, ha fatto due cose, però il tempo era talmente poco che secondo me non possono essere insomma giudicati. Aquilani non mi esprimo, o meglio esprimiamoci oggi, va, diamogli un 6 di incoraggiamento. Questo è quanto. Poi sono scesi nella conferenza stampa, ma io non voglio andare a toccare questi punti. Ecco, poi le andremo a toccare via via, come se riesco a fare. Oggi volevo fare un terzo tempo, ma non sono riuscito io, perché ho qualche problemino a casa, quindi non riesco. Spero di risolverli presto. Che dire più? Niente, io mi fermo qua, mi raccomando, commentate, pollice su se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!